Hola, Starmanzito è tornato e vi do il benvenuto. Questo video è davvero molto speciale. Qualche giorno fa vi avevo chiesto di scrivermi tre elementi a caso e con quello avrei creato una magia. Siete stati davvero in tanti a commentare, alcuni hanno scritto delle cose assurde, però mi è piaciuto veramente tanto. Ho dovuto fare un sorteggio e sono stati sorteggiati questi tre elementi che vedete adesso, quindi direi di non perdere più tempo, entriamo subito nel video di oggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok amici, sono qui con la mia compagnia di avventura Katia e ora ci servono i tre elementi, quindi Katia fai apparire il primo elemento. Brava Katia! E ora ci serve un cucchiaio. Wow Katia, mi stupisci, stando col mago impari a magheggiare. E ora mi serve l'ultima, non per questo almeno importante, un giornale. Incredibile! Grazie Katiasita. Allora, hai segnato, vedo i tre elementi che sono stati scelti, li ha scelto il nostro amico Claudio, si chiamava Endor, sì, se non ricordo male c'era scritto Endor. Quindi grazie Endor, sei stato il vincitore di questa follia. Quindi adesso siamo qua con la Katia e quindi cercheremo di creare un brainstorming per capire che cosa possiamo fare con un giornale, una tazza e ovviamente un cucchiaino. Stiamo registrando, sì? Sì. Sì. Allora, la prima domanda è: che cosa facciamo con un giornale? Katia, secondo te che cosa possiamo fare con un giornale? Leggere. Leggere. Quindi scrivi, leggere. Perfetto. Che cosa possiamo fare con una tazza? Bere. Bere che cosa? Un caffè. Un caffè, per esempio. Vedete quanto è facile creare magia? Basta avere una compagna. E per ultimo, non per questo meno importante, cosa possiamo fare con un cucchiaino? Versare zucchero. Per esempio, oppure? Girare. Girare, oppure? Oppure, non lo so. È andato in cortocircuito. Ok, adesso che abbiamo l'utilità di questi tre elementi, Katia, torniamo al giornale. Che cosa si può fare? Hai scritto leggere, quindi per leggere come si fa a leggere? Girare le pagine. Esattamente, si girano le pagine, quindi questa potrebbe essere un'ipotetica magia che potrebbe accadere. Sì. Ok? Ora, con la tazza e col cucchiaio come combiniamo queste due cose? Beh, se uno rovescia il caffè... Esatto, poi gira. Esattamente. Quindi abbiamo già la chiave fondamentale di quello che sarà la costruzione del nostro numero. Quindi la prima cosa, abbiamo individuato una situazione. Qual è la situazione? Potrebbe essere... che stai bevendo un caffè e stai leggendo il giornale. Perfetto, quindi questo descrive la mattina. Per esempio, mi sveglio, mi bevo un caffecito e mi leggo il giornale. Quindi abbiamo già la situazione dove andremo a creare questa nostra prima magia. E allora prepariamo la scena. Wow, è sparita! Ed è sparita anche la sedia. Ok amici, è stato davvero molto divertente, abbiamo finito appena adesso di fare il brainstorming, adesso entriamo nel pieno del video perché è stato davvero fantastico, ci siamo divertiti, abbiamo fatto una marea di prove perché non ci veniva, ho bevuto 62 caffè e quindi stasera non dormirò, però ne valsa veramente la pena. Entriamo subito e guardate il risultato di questa mega giornata. Oh, grazie. Grazie. Allora amici, vi è piaciuto?
Lasciatemi nei commenti se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa vorreste rivedere, se avevate più o meno immaginato una cosa così che avrei fatto. Ho fatto una versione soltanto dove io subisco la magia e poi non ho chiuso però le porte, perché nel prossimo video, perché sennò diventa troppo lungo, nel prossimo video vi farò vedere una magia simile a questa, però dal punto di vista che io sono quello che fa la magia, completamente diverso, perché durante il brainstorming sono venute veramente tante idee, per cui ho lasciato qualche idea per il prossimo video. Cosa avresti fatto tu? Cioè, magari ti saresti mai aspettato una cosa del genere? Come l'avresti improntata tu? Lasciami nei commenti tutto quello che ti viene in mente, che nel prossimo video farò la seconda versione, quindi sarà questa stessa, gli stessi elementi con un'altra versione. Quindi non perdetevi il prossimo video. Mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, lasciami il tuo commento, iscriviti al canale, lasciami un pollicione, attiva la campanella così non ti perderai il prossimo video. Cara, vuoi venire a salutare? Ah, momento, dimenticavo, aspettate, non potete non salutare lei. Eccola qui, la nostra Katia. Katia, ti sei divertita? Sì, molto. È stato bello? Sì. Mi hai odiato? No. Va bene. Cosa devi dire? Iscriviti al canale, lascia un commento, attiva la campanella e metti il pollicione. Amici, un'ultima cosa, stavo facendo l'editing del video di oggi e me ne sono accorto che oggi è il 31. Quindi è l'ultimo dell'anno, quindi non posso fare altro che ringraziarvi e ringraziare ad ognuno di voi per tutti i bei commenti che mi avete scritto, che mi avete lasciato, per il vostro continuo supporto. So che sono nuovo su YouTube, sono 2 mesi, non so se siamo arrivati ancora a 2 mesi, però avete dimostrato tanto amore e di questo ve ne sono davvero molto grato. Questo è il motivo per il quale io continuerò a fare YouTube, anche se siamo in pochi, ma non importa, pochi ma buoni. Quindi grazie, grazie e grazie. Sembra che questo video sia stato fatto apposta, il giornale che voltava le pagine, quindi sembra banale dirlo, però voltiamo pagina e speriamo che questo 2021 sia migliore per tutti noi, migliore per l'umanità. Rimaniamo sempre uniti e che la magia sia con voi. Viva la rivoluzione. Ciao. Oh.